formazioni. Novara che si schiera con Uicani in porta, Morganelli, Appalci, Ludi, Gemiti in difesa, Marianini, Porcari e Rigoni a centrocampo, Pinardi che agisce alle spalle di Meggiolini e Morimoto. Primo piano per Pioli, nuovo allenatore del Bologna, subentrato a Bisoli. Bologna che si schiera con Agliardi tra i pali, Raggi, Cherubin, Portanova e Morleo, Cone, Mudingai e Pulzetti, Diamanti alle spalle di Di Vaio e Acquafresca. L'arbitro è il signor Doveri di Roma. Parte Pinardi, spiove il colpo di testa da parte di Paci, palla fuori di poco. Ramirez ancora, il cross di Ramirez, esce Uicani, si scontra con Morganella. Deve abbandonare il terreno di gioco in barella Uicani, al suo posto entra Fontana al 47esimo. Parte Rigoni, colpo di testa, il palo, ancora Paci. Attenzione Di Vaio, la conclusione di Ramirez e il gol al 48esimo, gran gol di Ramirez. Rivediamo, Di Vaio, posizione regolare di Ramirez che inventa questa conclusione che sorprende Fontana di destro, gol dell'1-0. Finisce il primo tempo, Novara 0, Bologna 1. Radovanovic, centrale per Morimoto, ancora Morimoto, dentro per Meggiolini, la scivolata di Raggi, tutto regolare. Posizione regolare, Di Vaio, Di Vaio, ancora Di Vaio, Fontana blocca in due tempi. Espulso Tesser per proteste all'11esimo. Si incattivisce la partita e l'arbitro Doveri estrae per la prima volta il cartellino giallo. Ha lasciato troppo correre l'arbitro. Opportunità per il Bologna con Acquafresca, la conclusione e il gol di Acquafresca, ed è il 2-0, ma ci sono le proteste del Novara. Rivediamo il rilancio, posizione regolare di Acquafresca che aspetta l'uscita di Fontana e lo batte 2-0. Ramirez, gran lancio di Ramirez per Di Vaio, ancora Di Vaio in area di rigore. E ancora una volta la palla resta lì, Di Vaio, ancora Di Vaio, la conclusione sul palo e fuori. Palla dentro, Di Vaio, ancora dice di no Fontana. Morleo in area di rigore, Morleo dietro, la traversa di Gimenez. E finisce qui, prima vittoria in campionato per il Bologna di Stefano Pioli, 2-0 sul Novara che colleziona invece la prima sconfitta interna di questo campionato. Sì, era il miglior attacco prima di questa partita, quello del Novara. Oggi si sono invece sbloccati gli attaccanti del Bologna. Comincia il campionato oggi per gli emiliani, Paolo? Secondo me sì, anche se è stato sfortunato il Novara. Tesser si è lamentato molto con l'arbitro perché ha tollerato troppo forse il gioco, il fallo tattico del Bologna, ma il Bologna comunque ha dimostrato di essere una squadra in salute e secondo me con un giocatore che ha cambiato l'inerzia della partita e secondo me è pronto per grandi palcoscenici come Ramirez, che ha solo 21 anni e davvero cambiato il volto di questa partita. Già uomo mercato negli ultimi mesi, Jacopo, talvolta i cambi in panchina hanno degli effetti. Non so se sono i cambi in panchina, per esempio l'anno scorso il buon Di Vaio, che è un grande campione e rimane tale, l'uomo delle tre salvezze, come toccava il pallone andava in porta. Quest'anno non riesce a segnare, eppure se nelle prime giornate magari era un po' giù di forma, adesso sta giocando sì. Bene, è stato veramente sfortunato. Però, dipende un po' anche da questo, no? Giustissimo, però c'è un altro problema: se povero Di Vaio, che ha sempre segnato, non esce a segnare, non c'è nessun altro che poteva segnare perché erano no. Tutti fuori, tutti in panchina, perché Bisoli diceva che gioca solo con Di Vaio, gioca tutti dietro. Non è che Bologna ha cambiato molto oggi, è stata più fortunata, ma soprattutto ha giocato Acquafresca vicino a Di Vaio. E Di Vaio, che si sono un po' divisi i ruoli, oggi a te va storto, però ogni tanto segno io, poi c'è questo Ramirez, veramente... molto bravo. Io non riesco a capire come mai che Bisoli non è riuscito mai a far giocare tutti e due insieme. Questo unico forse il cambio in panchina, mi dispiace di dirlo, che era giustificato al 100%.